In questi giorni sono state assegnate le risorse legate al decreto del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 9 maggio scorso, per la ripartizione e l'utilizzo dei fondi per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale della viabilità di regioni, province e città metropolitane. Interessato da alcuni enti sui tempi di erogazione delle risorse, ho voluto seguire da vicino la questione, per la quale ringrazio il Ministro Salvini e il Vice Ministro Bignami. I fondi andranno infatti a finanziare gli interventi di straordinaria manutenzione sulla viabilità anche della provincia di Pesaro Urbino, relativamente al periodo del 2022-2029. Fondi che consentiranno interventi rivolti a migliorare le condizioni di sicurezza delle nostre strade, della segnaletica e delle opere d'arte. Per la provincia di Pesaro Urbino, il piano che si dipana in 8 anni prevede un finanziamento complessivo di 12,3 milioni di euro. In particolare, per gli anni 2022-2023 sono state assegnate risorse per un importo di 1,5 milioni di euro che finanzieranno interventi di asfaltatura e di miglioramento degli incroci e delle barriere stradali. È dunque fondamentale il lavoro di squadra tra Roma, la Regione Marche, le province e i nostri comuni. Questo lavoro di squadra è diventato finalmente realtà grazie al nuovo governo e ai parlamentari eletti nel nostro territorio.